Siamo la più grande organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico al mondo. Siamo nati nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti. Forniamo soccorso umanitario a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze, catastrofi naturali, guerre, epidemie, malnutrizione. Ogni giorno nel mondo, 27.000 persone di nazionalità diverse, tra cui più di 200 italiani, sono impegnate a dare assistenza alle popolazioni coinvolte in contesti di crisi umanitarie. Tutti insieme lavoriamo nel rispetto dell'etica medica. Medici Senza Frontiere è neutrale e non si schiera in caso di conflitti armati. Fornisce assistenza sanitaria basandosi unicamente sui bisogni della popolazione. Un impegno riconosciuto a livello mondiale. Nel 1999, Medici Senza Frontiere è stata insignita del premio Nobel per la pace, per il lavoro umanitario pionieristico che l'organizzazione ha portato a termine in tutto il mondo, intervenendo con rapidità, portando all'attenzione pubblica le catastrofi umanitarie e le loro cause, e indirizzando l'opinione pubblica contro la violenza e l'abuso di potere. Ogni giorno ai drammi che colpiscono milioni di persone si somma quello dell'indifferenza dell'opinione pubblica internazionale. Anche in Italia la tendenza da parte dei nostri media è quella di parlare di contesti di crisi solo quando questi sono riconducibili a personaggi occidentali e quindi a interessi più vicini a noi. Le nostre testimonianze dirette sono spesso l'unico strumento di denuncia che possiamo usare per portare all'attenzione generale una crisi dimenticata. Sensibilizziamo l'opinione pubblica sugli abusi che si verificano lontano dalle prime pagine dei giornali e denunciamo le inadeguatezze del sistema degli aiuti che spesso vengono strumentalizzati per interessi politici. Perché il primo passo per risolvere una crisi è sapere che esiste. Medici Senza Frontiere lancia l'allarme. Si tratta di una crisi umanitaria gravissima. È una marea umana, decine di migliaia di persone fuggono dal tiro incrociato dei ribelli e dell'esercito regolare. Medici Senza Frontiere è l'unica organizzazione che assiste i civili, senza cibo, senza acqua, completamente abbandonati dalla comunità internazionale. 3 ore di tregua solo a Gaza City, denuncia l'organizzazione non governativa dei Medici Senza Frontiere. Nel resto della striscia il fuoco israeliano non si è fermato. 75 morti accertati e 150 feriti, 80 dei quali curati da Medici Senza Frontiere. Facciamo di tutto per dare a qualsiasi paziente di qualsiasi paese un'assistenza di alta qualità. E spesso le nostre equipe sono già presenti sul posto quando si verifica un disastro, riuscendo così a intervenire tempestivamente e prima degli altri. Più della metà dei nostri progetti sono in contesti di guerra e instabilità politica, dove forniamo assistenza medica agli sfollati che si rifugiano nei campi. Sappiamo come intervenire subito in caso di epidemie di febbre emorragica, ebola, colera, meningite, morbillo e malaria. Sappiamo riconoscere malattie dimenticate come Kala-Azar, malattia del sonno e Chagas. Attraverso la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali stiamo cercando di promuovere un avanzamento nella diagnostica e nella cura delle malattie. A volte il cibo non basta a scongiurare un'emergenza nutrizionale. Servono i prodotti nutrizionali pronti all'uso, prodotti altamente nutritivi, specificamente pensati per i bambini più piccoli. Ogni anno curiamo circa 150.000 bambini affetti da malnutrizione grave, affidandoci a nuovi e rivoluzionari alimenti terapeutici che stanno cambiando i protocolli di trattamento di questa devastante malattia infantile. Operiamo in modo indipendente da qualsiasi questione politica, militare e religiosa. La nostra capacità di rispondere incondizionatamente a una crisi è fondata sull'indipendenza dei nostri finanziamenti.
Per principio accettiamo fondi solo da aziende che rispettino un codice etico definito dall'organizzazione. Le nostre equip effettuano valutazioni sul terreno per determinare i bisogni sanitari della popolazione prima di avviare un progetto. Inoltre ci impegniamo a rispettare la promessa di mantenere più bassi possibili i costi di gestione. Grazie al Fondo Emergenze siamo in grado di soccorrere rapidamente le vittime di una crisi fin dalle prime ore. Questo fondo ci permette di intervenire immediatamente sia nelle emergenze mediatiche che mobilitano l'opinione pubblica, sia in quelle più sconosciute di cui non si parla. Il Fondo Emergenze è la nostra massima garanzia per intervenire indipendentemente dalla presenza delle telecamere. Dal 2004 Medici Senza Frontiere Italia gestisce direttamente progetti in Iraq, Etiopia, Colombia, Brasile, Haiti, Italia. Negli ultimi anni abbiamo curato circa 70.000 bambini malnutriti in Etiopia. Abbiamo costruito il rientro a Bassora in Iraq. Abbiamo prestato assistenza medica d'emergenza in Colombia e nelle bidonville di Port-au-Prince durante gli scontri a fuoco tra gruppi armati e il contingente dell'ONU. Le stesse persone che curiamo e assistiamo a migliaia di chilometri di distanza a volte si trovano anche molto più vicino sul nostro territorio. Per questo, alla fine degli anni 90, abbiamo deciso di aprire un programma sanitario in Italia. Medici Senza Frontiere, Missione Italia, fornisce assistenza sanitaria agli stranieri regolari e irregolari che si trovano nel nostro paese. In particolare, cerchiamo di assistere gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste e di garantirgli l'accesso alle cure. In passato abbiamo già denunciato le condizioni di vita all'interno dei centri di permanenza temporanea. Abbiamo seguito da vicino la tragedia degli sbarchi sull'isola di Lampedusa e ci siamo fatti portavoce circa le condizioni critiche degli immigrati che vengono impiegati e sfruttati come lavoratori stagionali nel sud Italia. Dall'inizio delle nostre attività in Italia abbiamo curato più di 24.000 persone. Ogni anno più di 200 italiani partecipano alle missioni di Medici Senza Frontiere, lavorando con professionalità e passione nell'ambito di emergenze sanitarie complesse in molti paesi del mondo. L'età media delle persone che partono con Medici Senza Frontiere è di 37 anni e i loro profili sono molto specifici, sia per quanto riguarda il reparto sanitario, sia per quello logistico. Se ti vuoi unire a Medici Senza Frontiere, sappi che dovrai operare in condizioni spesso molto dure. Non sarà facile e richiederà tante energie e qualità, ma le soddisfazioni sono senza frontiere.